la Valle delle Sfingi. Il nome, mutuato non dalla toponomastica locale, ma da una incursione nell'universo dell'antico Egitto, rimanda ad un essere con corpo leonino e testa umana. Gli esseri mitici, come i lessinici, anguane, fade, orchi, sempre presentano metamorfosi particolari. Superato il segno dell'orco, impropriamente chiamato fungo per la sua singolare forma, la visuale spazia tra prati, boschi, rocce e cielo. Non è da subito immaginabile ciò che si materializzerà davanti ai nostri occhi un poco più avanti. Rimescolamenti tra il divino e l'umano, tra il quotidiano e il fantastico, aspetti tutti che ci mettono in collegamento con gli strati più profondi e sconosciuti della nostra psiche, con la nostra dimensione umana più lontana. Il carsismo, mirabilmente coniugandosi con i tempi lunghi della geologia, ha dato forma a monoliti suggestivi che si impongono alla nostra attenzione e che ricordano le sfingi, ma anche la prua di una nave o altre figure suggerite dalla fantasia. Libro aperto per chi lo sa leggere. Le stratificazioni orizzontali raccontano la storia delle sedimentazioni e aprono a parentesi temporali di dimensioni inconcepibili. Accanto alla scienza, che non è per tutti, qui è possibile anche fantasticare e lo hanno fatto generazioni di montanari. Sono le storie mai scritte, ma sempre raccontate, di cui la Lessinia è piena.